Siamo arrivati casa del pescatore a Pescantina, siamo con Pierluigi, che oggi, visto che è arrivata tua moglie, viene a pescare con noi. Approfittiamo, sicuramente. Pierluigi oggi ci accompagnerà, siamo in una bellissima cittadina che è Verona, nella provincia di Verona, andremo a pescare trote sull'Adige. Siamo in un periodo di primavera, quindi l'apertura della trota. Non ci rimane che fare i permessi, perché è fondamentale in questo tratto gestito da un'associazione che cura queste acque, fare i permessi e andare direttamente sul fiume. Questa giornata di pesca sarà accompagnato da Sandro. Siamo arrivati sulle rive dell'Adige. I livelli, Sandro, sono ottimi. L'acqua direi che è spettacolare. Un fiume bellissimo in questa vallata che, se ci guardiamo attorno, direi che si rimane a bocca aperta, quindi non ci rimane che incominciare a pescare. Vediamo come reagiscono le trote. Di apertura, quindi naturalmente acque fredde con una grande portata d'acqua. Stiamo pescando a minnow, quindi minnow abbastanza pesanti per contrastare questa corrente che è abbastanza forte, quindi naturalmente l'Adige non è un piccolo fiume, è un fiume che ha una bella portata d'acqua,
e a ondulante, quindi gramature che vanno dai 10 ai 15 gradi. Abbiamo avuto un inseguimento di un'iridea che ha seguito il nostro Mino fino alla riva, ma purtroppo senza attaccarlo. Continuiamo a pescare e vediamo se quale delle esche che stiamo utilizzando porterà ad attaccare le trote, che in questo momento sembrano abbastanza apatiche. Dato anche dalle acque fredde, quindi abbiamo detto che siamo all'inizio della stagione, si sciolgono le nevi e quindi naturalmente porta acqua fredda che rallenta un po' l'attività di questi pesci. Quindi vediamo nella giornata di oggi come procede. Buongiorno, favorisco il permesso. Tesserino. Sì. Allora, naturalmente siamo, come dicevamo prima, in un tratto in concessione, quindi grazie al lavoro di queste persone che sono volontari che controllano questo bellissimo fiume. Quindi voi controllate naturalmente i permessi di pesca, certo, che vengono fatti. Il documento, grazie. Naturalmente controllate anche che venga applicato il regolamento, giusto? Certo. Certamente. Perché purtroppo, o giustamente, anzi grazie a loro, se queste cose funzionano, a loro e tanti altri come loro seguono queste acque in tutto il loro territorio. Grazie. Fa vedere, sì, se all'amo con senza biglione. Certo. Naturalmente una cosa che non avevamo detto, vige un regolamento di nei Minnow due ami con ardiglione schiacciato, nei rotanti naturalmente un rotante ondulanti, un amo con ardiglione schiacciato. Esatto. Si possono usare anche le esche siliconiche, visto che sono un po' la moda nella si pesca? Si può usare anche quest'anno, sì. Per quest'anno sì. Si possono usare quindi anche le esche siliconiche, naturalmente schiacciando l'ardiglione anche nei sì. Quattro cose su come funzionano. Intanto abbiamo detto che questo tratto è gestito dalla APPV. APPV, okay? Associazione Pescatori della provincia di Verona. Ok. Dove abbiamo una concessione che parte dal confine della provincia di Trento e va fino alla diga di Porto San Pancrazio a Verona, in sostanza. Con questo tesserino potrete pescare in parecchie zone dove c'è l'Adige, dove c'è il Fibbio, Tramigna, Alpone e Antanello. Quindi sono zone che con un giornaliero potete pescare in tutte queste zone. I permessi di pesca si fanno nel negozio Pierluigi, nel che ci ha accompagnato Pierluigi per Mantovani. Questa attività, oppure anche in tanti altri punti. Sì, abbiamo punti. Anche la grotta qui certo, vicino a Ceraino e in varie altre zone. Insomma. Certo. Oppure Pier, c'è una novità in questo tratto di gestione. Che cosa possono fare i pescatori che magari hanno poco tempo, non conoscono la zona e quindi non vogliono andare in questi punti perché magari è un po' di perdere tempo? C'è la possibilità di farlo tramite un qualsiasi smartphone. Esatto. Giusto? Sì. Possono scaricarsi un'app e tranquillamente fanno il permesso al momento. Da quest'anno abbiamo anche questa possibilità. Questa, ragazzi, è una comodità, cioè ho il mio smartphone che ormai tutti abbiamo, vengo direttamente sul fiume e posso pescare immediatamente perché in 5 minuti registro tramite una carta di credito o una carta prepagata automaticamente il permesso di pesca e quindi tempi zero, ammortizzo i tempi e vado direttamente in pesca. Esatto.
Bene, quindi direi grazie, grazie per il lavoro che fate, grazie per come tenete questo bellissimo fiume. Abbiamo visto che ci sono dei pesci bellissimi e quindi continuiamo a pescare. Vediamo che cosa serve per svolgere una giornata di pesca comoda su un torrente di questo tipo, oppure altri torrenti, cioè quello che utilizziamo qua va benissimo in qualsiasi altro torrente sul territorio italiano. Naturalmente un paio di waders, nel caso mio abbastanza comodi, quindi a pantalone alto, con un paio di scarponcini, questo ci permette di camminare nel greto di fiume senza scivolare e senza naturalmente bagnarci. La buffetteria dobbiamo avere più raccolta possibile e facendo delle scelte molto importanti. Nel mio caso ho scelto di utilizzare un marsupio della linea SFT realizzato in cordura, estremamente comodo, dove all'interno ho tutti gli accessori che mi servono, dagli artificiali alle pinze per togliere e cambiare gli ami lateralmente negli artificiali, che sappiamo che come regime in questa zona è amo singolo. Nel caso di Sandro invece vediamo che ha uno zainetto dietro la schiena, così è completamente libero davanti, che porta nella parte anteriore nel momento che serve per cambiare le esche. Altro accessorio indispensabile, massima cura del pesce, sono guadini, quindi i guadini della linea Ruba Ladinette della Rapture, di varie tipologie, naturalmente rete no kill, dotati di un elastico, comodi per portarseli in giro e per poter slamare all'interno i nostri pesci senza toccarli con le mani. Artificiali, in questo caso stiamo facendo girare con queste trote molto apatiche varie tipologie di artificiali, da minnow, rotanti, ondulanti. Sembrano prediligere i minnow, vediamo che cos'altro ci potrà regalare questo grande e importante fiume, vediamo un po' più di attività in questo cambio zona che abbiamo fatto, speriamo bene, quindi che portiamo qualche altro pesce a guidino. Due li abbiamo appena persi perché purtroppo sappiamo che l'amo singolo aiuta un po' il pesce, ma va bene così, ci piace divertirli, poterli prendere un'altra volta. Continuiamo a pescare.
Ciao Pierluigi, due parole su che cos'è la IPV e come funziona per poter venire a pescare questo bellissimo tratto di fiume che è il fiume Adige nella provincia di Verona. Sì, buongiorno a tutti intanto. La PPV è l'associazione che gestisce le acque per conto della provincia di Verona e gestisce, ha in gestione 50 km di fiume Adige. Sono divisi sostanzialmente in due zone. La zona A, che è la parte diciamo più montana, è riservata diciamo al catch and release per chi fa spinni e mosca, e la zona B, che è da 20 km a valle in giù, per la pronta cattura. Quindi ci sono tecniche di pesca sia per chi vuole trattenere, pescare con le larve, lombrichi, passato, quant'altro, e per chi ama fare sia pesca mosca e pesca. Quindi un tratto di fiume per tutti, quindi per chi tutti. Vuole pescare con la cana lunga, col pescare a spinni, col pescare sono a mosca. Sono circa un 50 km suddivisi più o meno a metà. Permessi si possono trovare tranquillamente anche la domenica nei vari agriturismi del luogo, quindi c'è la possibilità di reperirli sul posto tranquillamente. Poi ricordiamo quell'app che prima non abbiamo detto il nome. Si chiama Fishing Grid, è una nuova app, quindi al momento chi si trova di passaggio sul fiume ha voglia di pescare improvvisamente ha l'occasione giusta per poter fare il permesso al momento. Quindi direttamente con qualsiasi smartphone si fa l'app. Certo. Quindi ricordiamo il nome dell'app. Fishing Grid. Questa è una bella idea, soprattutto perché arrivo, parcheggio la macchina, faccio il permesso e vado a pescare. Assolutamente. Abbiamo visto che c'è una bella attività, siamo inizio stagione, quindi un po' d'acqua fredda magari ha rallentato un po' le attività di caccia di questi pesci, però sicuramente un fiume che ci può regalare belle emozioni in un posto bellissimo, direi, quindi direi un posto per tutti, per trascorrere anche con le famiglie, un posto dove attorno anche i non pescatori si divertono. Lunghi tratti di fiume sono costeggiati da piste ciclabili, quindi c'è anche per le famiglie per poter passeggiare, andare in bicicletta, quindi ce n'è. Agriturismi sul fiume ce ne sono, quindi bene. Diciamo una bella zona. Bene. Quindi continuiamo a pescare e vediamo se troviamo qualche altra trota in attività. Guardate questo acquario che è bellissimo, guardate che colore, pesce bellissimo, che ora rimettiamo nel suo posto. Vediamo Sandro che attrezzatura abbiamo utilizzato per questa battuta di pesca. Certo. Due canne completamente diverse, nel caso mio ho utilizzato la Signal Master Sense, quindi con vetta tubolare. Lunghezza 8 piedi, quindi 2 metri e 40 con un casting di 28 grammi. Perché un casting così magari importante? Perché un grande fiume, grande portata d'acqua, servono delle canne abbastanza potenti. Nel caso tuo invece cosa hai utilizzato? Io ho usato una Fancy Native, che ricordiamo è un modello nuovo 2019, quindi una novità per il mondo della trota. 7 piedi e 3, quindi 2,20 metri di lunghezza, casting da 3 a 15 grammi. Vendiamo
alcune differenze delle canne. La canna di Sandro utilizza Nelly K Ponte Corto, la mia Nelly K Ponte Lungo. Entrambi hanno un calcio sdoppiato dove entrambi hanno sughero e via. Perché è importante avere sughero? Perché come avete visto ci bagniamo le mani, rilasciamo il pesce e quindi il sughero è di facile presa. Ok? E via, calcio sdoppiato, abbiamo fatto dei lanci molto lunghi e quindi ci permetteva di fare una bella leva sulla canna. Canne piacevoli, canne divertenti, molto reattivi soprattutto nei combattimenti con questi pesci. Abbiamo visto un ibrido, abbiamo visto una marmorata, quindi un fario, quindi bei pesci. Abbiamo visto le ridee molto belle, quindi molto importanti, quindi canne sicuramente vi fanno divertire. Come mulinello io ho utilizzato un SX 2000, imbobinato con della treccia ANT dal catalogo Trabucco e uno spezzone del 4 Carbon del nuovissimo FC403 diametro 20. Ho utilizzato la treccia perché essendo dimensioni mi permette di avere, di guadagnarli in quello che è la distanza di lancio, aumentando il carico di rottura. Il mulinello SX è fornito in misura 2000-4000, 8 cuscinetti con rapporto 5-2-1, quindi un mulinello che sicuramente è una macchina a combattimento per questi tantissimi lanci che si fanno in questi combattimenti con questi pesci importanti. Nel caso tuo? Caso mio, Elium 2005, imbobinato con fluorocarbon del 20, quindi spin fluo nella misura 20, quindi fluorocarbon perché invisibile nell'acqua, quindi abbiamo visto acque cristalline, quindi acque molto belle, un mulinello con 11 cuscinetti, con una frizione micrometrica, quindi per combattimenti mozzafiato, possiamo dire. Certo. Due artificiali completamente diversi, nel caso mio il nuovissimo Sentinel, un Minnow fornito in due misure, 5 cm per 5 grammi, 7 cm come in questo caso per 10 grammi. Ho scelto il più pesante perché c'è tantissima portata d'acqua, bisognava farlo lavorare sul fondo. Naturalmente montati con ami singoli senza ridere. Nel caso mio ho utilizzato un ondulante Windex molto pesante per affrontare la corrente del torrente e colorazione naturale con monoamo ardiglione schiacciato per rilasciare immediatamente i pesci senza fargli troppo danno. Guardate la forma molto fine di questo ondulante e le curvature particolari. È un artificiale che nasce per lavorare in corrente. Quindi un artificiale molto piccolo, fa poca resistenza nell'aria e quindi ha una buona lanciabilità. Sandro, la giornata di oggi ormai è arrivata al termine, quindi in mezzo alla montagna il sole tramonta anche prima, quindi e lasciamo questo bellissimo posto. Naturalmente consigliamo sempre ai nostri amici pescatori che vogliono venire in torrente attenzione all'ambiente, quindi l'ambiente deve avere la massima cura e come lo troviamo dobbiamo lasciarlo. A noi piace pescare con ami singoli senza ardiglione per dare anche una possibilità alle nostre trote anche per comunità per sfamare facilmente. Guadini indispensabili no kill, quindi per salvaguardarlo e addirittura slamarla direttamente all'interno. Qui vedete due tipologie completamente diverse, comodissime, e non ci rimane che salutarvi dall'Adige e vi aspettiamo alla prossima avventura sempre in un bellissimo torrente italiano.